No, è stato liberatorio, non so come dire. Buongiorno. Allora, oggi è martedì 19 maggio e niente, vorrei provare a vedere se riesco a registrare un weekly. Caffettino del giorno. Che ci vuole? E tisanozza con super mega iper tazzona. Io volevo un attimo aggiornarvi un pochettino, insomma, e sto weekend, questa settimana passata, sono appunto stata da Marco, quindi, cioè, sinceramente, vabbè, sono stata da lui e tutto, anzi, a dir la verità abbiamo filmato un video ricetta che andrà online sul mio IGTV, sul mio profilo di Instagram. Devo ancora montarlo in realtà, perché sono venute delle clip mega iper lunghe. Non so come farò a montarlo quel video. Io il 14, che era giovedì, ho fatto il mio penultimo esame ed è andato benissimo. Se avete visto il vlog precedente a questo, sicuramente l'avrete visto, insomma, che comunque l'avevo messo dentro una nota, perché appunto quel video lì risaliva a qualche giorno prima a sabato, penso, sabato scorso, ormai due sabati fa, però vabbè. E niente, quindi me ne manca uno, mi manca l'ultimo esame a giugno e così poi posso pensare esclusivamente alla tesi e al futuro tirocinio. E volevo aggiornarvi un pochettino anche sulle cose che stanno un po' succedendo, perché appunto io mi sono un po' isolata. Venerdì, sabato, domenica e lunedì sono stata appunto da Marco e adesso sono a casa mia. Ieri ho praticamente iniziato il corso di formazione Covid che ci stanno facendo praticamente con l'università. E onestamente lo trovo molto interessante, anche perché ci sono tantissime dicerie, cioè in questi due mesi è stata fatta tantissima disinformazione, tantissimissima, cioè, ma proprio a dei livelli catastrofici. Devo riordinare la stanza, c'è un casino assurdo veramente, e così almeno mi metto a fare, insomma, sto preparando il mio ultimo esame. E quindi questo weekend comunque ho studiato poco, ma ho studiato, infatti devo ripompare per bene questa settimana qua, perché poi la settimana, cioè il weekend questo che viene, comunque, cioè di solito quando sono su da Marco, cioè, non è che mi metto a studiare, cioè nel senso, sì, ok, in questi giorni un po' lo facevo nei momenti di buco quando lui aveva le sue cose da fare, ho detto vabbè, mi metto anche io a fare le mie cose. Ieri ho fatto appunto la prima lezione del corso, ero da lui. Nel frattempo lui cucinava. Ieri ho fatto solo mattina, mi sa che ho stamattina invece oggi ho sia mattino che pomeriggio. Ritorno a studiare, cioè ritorno a fare tutte le mie cosine qua. Ragazzuole, buongiorno. Allora, oggi è mercoledì 20 e niente, io ho finito da poco praticamente la prima lezione, cioè la prima lezione, la terza lezione, scusatemi, sul Covid appunto. E adesso vado a mangiare perché poi alle 2 ho di nuovo lezione, quindi anche oggi mi perdo un pezzo di Beautiful purtroppo, però vabbè, pace. E di solito poi lo recupero. Seguo pure le pagine su Instagram di Beautiful, quindi parliamone. E niente, comunque anche oggi è stata una lezione super interessante in realtà, perché comunque si è parlato tutto di tutta la parte farmacologica, scusatemi, tutta la terapia, il trattamento, eccetera. Ragazzi, buongiorno, buongiornissimo, ancora non ci credo che sono ritornata con un nuovo video, sono qua in ginocchio praticamente. Niente, stamattina è, cos'è, martedì 26, è l'ultima settimana di maggio. Ultimamente mi sono un po' persa, cioè sono stata brava perché in quarantena aspettate, dicevo che in quarantena sono stata bravissima perché ho mantenuto i ritmi, invece in quest'ultimo periodo mi sono un attimo persa. E niente, volevo solamente raccontarvi un pochettino come è andata un po' la ripresa, insomma, perché sì, ok, è passato il 4 di giugno, sì, il 4 di giugno, è passato il 4 di maggio, è passato il 18 di maggio, insomma, la vita più o meno comunque è ricominciata, ok? Devo dire che per me la ripresa è stata molto lenta, più che altro che purtroppo ancora con l'università. Non è che ci abbiano detto, cioè ci hanno detto determinate cose, quindi però è ancora tutto un po' in forse. Ma io spero vivamente di poter tornare in tirocinio e
E niente, in teoria appunto dovrebbe essere come tempistiche i prossimi mesi, giugno, luglio, agosto, settembre, quindi incrociamo le dita, vediamo. L'unica persona che ho visto al di fuori dei miei genitori è stato Marco e niente, quindi diciamo che mi sono un attimo un po' arenata, non so come dirvi, ho avuto un attimo di blocco nel momento in cui vedevo che comunque tutti riprendevano insomma la loro vita, no? E all'inizio ammetto di non aver accettato minimamente il fatto delle nuove restrizioni in generale, mascherina, distanza, eccetera. Cioè, non lo so, quindi di conseguenza non avendo voglia di fare queste cose preferivo rimanere in casa. Però mi rendo anch'io conto, cioè mi sono resa anch'io conto poi con il passare dei giorni che mi deprimevo ancora di più e ancora una passeggiata fuori non l'ho fatta, però spero ovviamente di poterla fare, insomma. E quindi vabbè, ho passato l'ultima settimana a studiare come una pazza, psycho, veramente, perché dovevo riascoltare 250.000 lezioni. Quindi diciamo che appunto sono rimasta a casa a studiare fondamentalmente cioè, c'erano un po' di giorni in cui insomma andavo da Marco, però poi sono tornata da me e sono rimasta fissa, insomma, anche e soprattutto tutta la settimana scorsa, quindi la penultima settimana di maggio, sì, la terza settimana di maggio. E niente, oggi che siamo all'ultima settimana di maggio, insomma, fino ad oggi sto a casa, però mi sa che prossimamente poi farò qualche giorno da Marco, perché comunque il 1° di giugno è il suo compleanno, quindi ho deciso di prendermi, cioè, 2 giorni di pausa, diciamo, tra virgolette, dallo studio, il 31 e l'1, e infatti per quello che sto pompando di studio in questi ultimi giorni, insomma. Tu sa che gli ho preso una cosina, secondo me molto carina, su... che tanto poi ve lo farò vedere, perché magari faccio il vlog della giornata del suo compleanno, adesso vediamo. E comunque gli ho preso una cosina su Amazon, che è una cagatina, e poi gli ho regalato una specie di esperienza, poi vi farò sapere, che è bellissima secondo me, e chi mi conosce, insomma, le persone a cui l'ho detto lo sanno e me l'hanno tutto approvato. È un'esperienza, secondo me è un'idea regalo bellissima, cioè soprattutto da fare, vabbè, sia anche al proprio fidanzato, ma anche con le amiche, genitori, cioè dipende ovviamente se piace quel genere di cose, ma secondo me, cioè, nel senso, non ero convinta al 100% che gli potesse piacere, però poi ho avuto una conferma, perché è successo che in queste settimane passate lui mi ha fatto vedere un video tipo su Facebook e dicendomi: "No, vabbè, ma guarda che bella questa cosa, ti prego, la dobbiamo fare anche noi." E io tipo mi sono ghiacciata. Niente. Quindi ho avuto la conferma che comunque gli piaceva sta cosa. Diciamo, inizierò una serie di video life after lockdown fino a quando? Fino alla fine del 2020. Ragazzi, buongiorno. Allora, scusate la ripresa orribile dal basso. Niente, sto andando al parcheggio e sto andando a recuperare la macchina. Io ho passato, insomma, un giorno praticamente su da Marco e, cioè, devo essere sincera, cioè, mi sono proprio rilassata perché siamo anche andati a fare un giro in moto dopo che praticamente non vedevo la moto da, boh, un anno. Quasi, no, un anno no, però cioè, ormai l'ultima volta che l'ho visto era, sì, era l'anno scorso comunque, un po' di mesi sono passati e aspettate. Eccomi ragazzuole, vi stavo dicendo che intanto sbrigo sta macchina. Madonna mia, che cacchio è successo sta macchina? No, io levo la mascherina perché onestamente tanto adesso in teoria non dovrebbero fare più controlli. Però, cioè, sono anche in macchina da... Che problema c'è che non per forza devo tenere sulla mascherina. Comunque raga, fa freddo, che è? Non ci voglio di accendere l'aria calda. Mi metto questa giacchetta qui, che tra l'altro questa giacchetta di questo marchio qua, italiano,
è stata tipo la mia salvezza perché l'ho provata per la prima volta in, in moto, e sì, in motorino, in moto. E cioè veramente non, vabbè, a meno che proprio non si andasse veloce veloce. Poi sotto praticamente avevo un maglioncino leggerissimo e una maglietta a maniche corte senza neanche una canotta, cioè senza niente. Il semi passamontagna di Marco, ma comunque cioè, non è passata per nulla aria, quindi mi tiene proprio bello caldo. Poi comunque questa è termica. E niente, quindi ieri siamo andati praticamente su in collina. E, no, è stato liberatorio, non so come dirvi, perché comunque erano un po' di giorni che secondo me stavo marcendo in casa io, personalmente, e quindi mi sentivo proprio, cioè, mamma mia, frastornata, cioè, avevo proprio il vomito in generale di tutto. E ho studiato poco ieri, perché ho studiato poco, ho fatto un po' la mattina, ho visto alcune cose anche con Ioroso. E basta. Questa è stata l'unica cosa che ho fatto, ho preso alcuni suoi libri, alcuni suoi appunti perché mi servono. E lui stamattina appunto c'aveva turno la mattina, perciò si sveglia, cioè lui si sveglia sempre presto quando ha turno la mattina perché attacca a lavorare alle 6 e quindi di conseguenza per me è anche un bene perché così è produttivo anche per me, no? Perché così almeno studio, cioè mi alzo prima, faccio tutte le cose che devo fare, studio, eccetera. E niente, si torna a Milano. Oggi vlog. Vediamo quanto riesco a vloggare, ma un giorno così di studio normale, insomma. Tornata a casa, oggi sono proprio vestita da mia madre, cioè questo qui era un maglione suo, super vecchissimo, cioè c'ha tipo anche qua dei buchi che lei ha cucito, solo che a me piace un botto questo maglione, quindi. E anche questi jeans qui sono, cioè non sono jeans perché sono pantaloni, erano suoi a vita alta. Sono proprio vestita da lei. Niente, io adesso mi faccio la mia solita tisana che stamattina appena mi sono alzata non ho preso niente e sì, oddio. Sono vergognosa perché non ho più vloggato una mazza e ormai è tardissimo, è sera. Cioè, qua c'ho tutta la mia roba, qua mi sono rifatta di nuovo una tisana perché purtroppo non stava tanto bene di stomaco. No, per niente. E cos'altro a dirvi? Nulla, io stavo praticamente finendo di vedere in streaming, adesso lo faccio vedere, This Is Us, che è un telefilm che seguivo 200 anni fa praticamente. Non l'ho mai finito, oddio, così sembra che ho i capelli corti. E ho deciso appunto di finirlo. Ho fatto il bagno, mi sono lavato i capelli, a parte che ormai c'è, qua c'è una ricrescita che è agghiacciante, praticamente sono scuri. Dovrei fare una tinta a casa, non lo so, dovrei anche tagliarli, devo fare un botto di cose, non ho il tempo. Oggi tra l'altro ho studiato veramente un fottio, cioè ieri appunto sono, cioè sarò anche andata, come si dice, in moto eccetera, quindi diciamo che comunque non ho studiato tanto, però oggi devo dire che sono veramente approved. Tra l'altro, cioè, ho la felpa ma ho i pantaloncini perché fa un po' freddo, cioè nel senso ho paura di avere freddo stasera, infatti penso che mi tirerò la copertina di pile. E comunque finisco di vedermi un'altra puntata, poi vado a dormire però, perché sennò poi domani va a finire che non mi alzo, insomma, presto. Volevo alzarmi comunque ad un orario abbastanza decente, cioè 7:30 ovviamente, non così presto come oggi. Stamattina mi sono svegliata veramente presto, ma perché appunto quando Marco fa turno 1 e se io dormo da lui comunque indipendentemente, cioè dopo mi sveglio anch'io, insomma. Ve lo giuro, cioè sto telefilm non mi ha mai fatto piangere così tanto. Ve lo giuro, è incredibile. Penso che sia stato tipo uno dei telefilm che non mi ha. Boh, penso che non mi abbia mai stufata. Cioè, ad ogni stagione, no? Comunque sono state 4 stagioni. Magari dopo un po', come magari in altri telefilm, potrebbe stufare. Perché, per esempio, ieri abbiamo finito Prison Break su Netflix dopo una marea di mesi. Oddio, mi metto così che è meglio.
Ed era appunto un telefilm che mi vedevo con Marco, ma cioè, tipo l'ultima stagione, mamma mia, cioè si vedeva proprio che era campata lì per aria. L'hanno tirata, 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 poi l'hanno chiusa tutta nelle ultime due puntate dell'ultima stagione. Cioè, nelle ultime due puntate dell'ultima stagione succede di tutto e di più. Buonasera, allora sono praticamente le 7, io ho staccato adesso di studiare, non ce la faccio più, cioè non capisco proprio più niente, quindi ho detto basta. Volevo fare con voi una cosa, insomma, questi qui sono, vediamo se si vede, ah, si vede una mazza, sono tre semini, se guardate bene, ok, ne ho altri due con mano, ok, così si vedono forse, ne ho altri due. E sono dei semi di limone, in cui in teoria avrei dovuto levare la patina che c'è sopra, proprio perché li vorrei piantare, però voglio fare prima germogliare qua dentro con praticamente della carta da Scottex. Ho visto cioè, un articolo, raga, come cacchio si chiama? Ho visto un video in cui appunto fanno vedere come far germogliare appunto i semi di limone con della carta e inumidirli, tipo fare effetto serra, vediamo se vengono. Comunque mi sa che li devo ribagnare perché dovrei levare la patina che c'è, una specie di buccia esterna, scusatemi, non sono esperta quindi non so utilizzare i termini tecnici, ma comunque c'è una specie di patina esterna che in teoria bisognerebbe levare, ma si sono seccati, cioè li ho lasciati tipo due, neanche 2 ore. Vabbè, provo a lavarli, vediamo. Ok, ce l'ho fatta, l'ho praticamente inciso. Ok, non si vede una mazza, però fidatevi, perché in teoria dovrebbe. Aspettate che accendo l'olio. Così gli tolgo la buccia, vedete? In teoria dicono che così dovrebbero germogliare prima, tipo dopo 15 giorni. Allora, vi faccio vedere, so che diciamo che la piattaforma, aspettate, li metto qua, guardate, li ho praticamente spelacchiati, ok, si vede, e questa era la buccia che ho levato, purtroppo per la pressione, per andare con il taglierino, bisogna andare ad occhio perché sennò rischiate di, tipo questo qua l'ho un po' rovinato, boh, speriamo che comunque germogli lo stesso. Niente, io devo finire di inumidire questo, che se lo farò sia sopra che sotto metterò questo tovagliolino, insomma. Lo inumidisco con un po' d'acqua e metto i semini dentro, sopra metterò di nuovo ancora questo velo di carta e vediamo, insomma, fra 15 giorni che cosa succederà. Voilà, ho inumidito questa carta. Allora, coperti e sono qua dentro. Prossimo video.